Radio Peo Glitch Hop, frequenza 79,83 periodico. Ciao carissimi, ciao bellissimi, questo è Electric. Sono qui con voi, solo in voce, non in video, perché come sapete quando facciamo disegni, beh, qui mettiamo soltanto la voce caliente del vostro caro Peo, di questo bellissimo uomo dalla voce affascinante che voi tanto amate, spero almeno. Amatemi! A parte questo, oggi tratteremo questo video un po' tipo radio, ok? Adesso prima di tutto introduco come al solito cosa ho fatto, cosa abbiamo fatto, cosa state per vedere. Noi qui abbiamo fatto il disegno di Marci, ok? Disegno che Marci già ha portato a Romix sulle sue magliette e che appunto ha venduto molto bene da quel che mi ha detto, e quindi sono molto felice di questo. E ovviamente io come al solito arrivo in ritardissimo perché questo disegno l'ho fatto tempo addietro, mi scordo sempre di farne un video, di montarlo o quello che è. Beh, oggi che è il 1° maggio e che fra poco prendo, esco e vado a Senigallia a mangiare un po' di pesce e mi strozzo un sacco di roba da mangiare, beh, vi lascio con un bel video che è questo qui. E in più, in particolare, ho notato facendo le live che molti si incuriosiscono sulla musica che io in genere uso nei video, soprattutto nelle live, perché ovviamente mi faccio una bella playlist di canzoni senza copyright da poter appunto utilizzare e le butto lì dentro. Già ci sono delle playlist pronte in generale su YouTube che uno può utilizzare su video per YouTube eccetera, facili da scaricare, facili da trovare. È ancora più difficile quando si tratta di un certo genere che magari può piacere un po' di più al contemporaneo ragazzo un po' tamarro. Quindi stiamo parlando di musica elettronica, io in particolare apprezzo molto la glitch hop, che è un genere appunto che mi piace molto e che uso moltissimo nelle mie live. Quindi eccoci qui con questa Radio Peo Glitch Hop, frequenza 79,83 periodico, che trovate anche su FMM. Spero che siate pronti perché, innanzitutto, piccola descrizione del disegno: qui sopra c'è un pupetto di Minecraft che è la skin di Marci, che sta sopra il suo cammello, che è la sua mascotte, e a fianco avrà il cane, poi l'orso polare, bla bla bla. Voi ne sapete più di me, quindi non so perché ve lo so spiegare, perché voi sicuramente siete più informati di Minecraft di quanto lo sia io. Questo è quanto. Partiamo con il primo singolo di questa Radio Peo, questo è Dev Kev. Scritto The Half Cab, lo sto scrivendo qui probabilmente nel video. E la canzone si intitola Invincible. La potete facilmente trovare qui su YouTube o su SoundCloud. That's what I'm talking about, yeah!
com'era questo pezzo? Era alla vostra altezza? Era abbastanza per voi? Beh, spero di sì. Perché adesso ne arriva un altro. Beh, questo qua che abbiamo appena sentito fa sempre, ripeto, parte di questa categoria musicale ultimamente chiamata glitch hop. Esiste il genere glitch e poi questa sottocategoria dovrebbe essere il glitch hop, che è un po' miscuglio tra il glitch e un po' di chiptune, anche non saprei, non che me ne intenda moltissimo. Apprezzo moltissimo anche il chiptune, e se voi conoscete canzoni belle senza copyright, chiptune o glitch hop, beh, commentate qui sotto, perché io vado subito a prendermi a trovare queste canzoni da poter utilizzare in video e nei futuri video radio PEO, frequenza 97,88 periodico, con un dinosaurino, un emoji dinosaurino. Non so se voi insomma potete metterlo nella vostra radio, ma chi può ascoltarmi, quindi in diretta non è vero, ok? Passiamo alla prossima incredibile canzone, sempre genere glitch hop. L'autore è Four Eyes, quattro occhi, e si intitola Another Day. Ho tagliato un po' corto quest'ultima canzone perché vorrei che ci fosse ancora un pizzico di tempo anche per la prossima, per sentire almeno un pezzetto, ecco, della prossima, perché è sempre di Four Eyes e questo autore che insomma mi piace parecchio. Ce ne sono parecchi del genere glitch hop che apprezzo e magari un giorno riuscirò a dirveli tutti, ma per ora andiamo avanti con questo, come già detto, Four Eyes, e questa si intitola Psycho. How did you do that? How did you do that?
Bene Polletti, grazie di essere stati con me durante questa Radio Peo. Molto strano questo video, lo so, è la prima volta che faccio una roba del genere. Ditemi se vi è piaciuto, se l'avete apprezzato, se è stata una rottura, preferite che parlo di più piuttosto che farvi sentire musica a caso. Beh, commentate qui sotto e ditemi cosa ne pensate. Se vi è piaciuto non scordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su e ricordatevi che questo era Electric. We'll be right back.